Va bene, buongiorno. Stabiliamo prima una cosa. A me piace scrivere. Sono arrivata al quinto libro. Cacacci, quinto libro. Quindi non l'hai comprato, si chiama Carcere. Idee, proposte, riflessioni. E la prima cosa che vi dico è questa. Io ho 64 anni, ma l'anagramma di 64 è 46. Cacacci, qual è l'anagramma di carcere? Voi fate col tuo. Prego. Diamogli un premio a questa dottoressa, la ringrazio molto. Va bene. Ora noi, come possiamo aiutare i singoli individui, quelli già a casa nostra? Qualche volta i figli, pure a noi papà, ci cercano, ma solo per dire, papà, dove sta mamma? Ma questa è un'altra vicenda, diciamo. Come possiamo aiutare chi è ristretto, chi è condizionato, chi è impossibilitato ad avere una libertà? Ma io non mi riferisco ai 7.642 detenuti della Campania, non mi riferisco ai 54.000 nazionali, mi riferisco ai 30.000 bambini che sono andati a trovare i papà in carcere, i 6.000 in Campania che sono andati a trovare i papà in carcere pre-Covid. Mi riferisco ai 7.400 che nella nostra regione, 5.062 Napoli e provincia, sono in un'area penale esterna, semiliberi, in affidamento in prova, gli arresti domiciliari, cioè sono condizionati da una loro posizione. Ma arriva il moderatore e dice, Samuele, però questo è buonismo, misericordia, cattolicesimo democratico. Io dico che il carcere è disumano, criminogeno, incoerente con la Costituzione. Non so se è chiaro, perché se la Costituzione ci dice che il carcere e le pene servono a rieducare, a includere, e noi non lo facciamo, allora diventa complicato. L'articolo 27 della Costituzione, i primi articoli, parlano della certezza della pena. E io voglio che una persona abbia la certezza della pena, che la collettività sa che quella persona che ha sbagliato, io serenamente so che deve vivere quella certezza della pena. Ma la certezza della pena va coniugata con la qualità della pena. E la qualità della pena passa attraverso il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto allo studio. Se non ci sono questi tre diritti, quando tu chiudi una persona, rischi che una persona che ha sbagliato rischia di entrare in carcere perché ha commesso un reato. E rischia di uscire dal carcere dopo che ha subito un reato di mala giustizia o di mala sanità. Scetam ci vogliono i malavita. Negli ultimi 15-16 anni, 27.000 cittadini italiani, sentite bene, hanno ricevuto 812 milioni di euro, risorsa economica come ingiusta detenzione, cioè erano innocenti. Solo a Napoli e provincia, mentre discutevamo di Covid, 187 di loro, costate a noi 4 milioni. Ma chi ha pagato se non loro? Sbattuti in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno, il Mattino e Repubblica. Quando sono uscito non se ne è fottuto nessuno. Mio figlio ha 27 anni e da 2 anni fa le guardie mediche, è medico. La prima cosa che ha dovuto fare è l'assicurazione. Io, Francesco, ma tu non devi operare. E che significa, papà? Io devo assicurare, se sbaglio una ricetta. Ha fatto l'assicurazione come medico generico. In questa Italia, che nell'87 era democratica, cattolica e un po' di sinistra, abbiamo fatto un referendum sulla responsabilità civile e amministrativa dei giudici. Lo possiamo dire oppure qui sotto mi arrestano? Chi paga? Però attenzione pure a ste stronzaggine, pure in questi giorni mo stiamo raccogliendo il referendum ci fu, il Parlamento in 4 mesi cambiò la legge. Dobbiamo stare attenti a chi votiamo. Parentesi, un pubblico intelligente qua, pubblico intelligente. Noi votiamo un consigliere comunale da Palma Campania a San Giuseppe Vesuviano a Napoli con la preferenza, cioè noi sappiamo chi è. Io sono stato 10 anni consigliere regionale, mi hanno votato con la preferenza. Pure difficile scrivere Ciambriella.
Noi abbiamo votato all'Europarlamento scrivendo le preferenze. Oh, per scegliere i deputati e i senatori, no. La preferenza, il voto di scambio, la malavita organizzata. È una casta. Quando ci svegliamo? Io vorrei chiedere a ognuno di voi se conosce nel suo quartiere, nel suo comune, chi è il deputato e il senatore che si occupa di problemi locali. Si occupa di carcere. In Campania abbiamo avuto 6 detenuti morti per Covid. 6 agenti morti per Covid. Un giovane medico di Secondigliano morto per Covid. N'hanno fatto un comunicato. Miracolati. Alcuni di loro lazzaroni. Questo dobbiamo dirci. Sino che parliamo a fa. È chiaro che poi se parliamo di cultura, politiche sociali, politiche giovanili, ogni tanto che comunici, vabbè, scegliamo una donna, scegliamo un giovane. Releghiamo così una rappresentanza senza sapere che dovremmo ripartire dalle politiche sociali, dalle politiche dei giovani. Ripartire. E io sono, vi do dei dati, un po' contento, un po' sfiduciato. Quando mi dite le buone pratiche per la valorizzazione di biblioteche, archivi e musei, con l'AIPA abbiamo fatto questo protocollo, perché nei 15 istituti penitenziari della Campania adulti, nei 2 minorili di Nissi e di Airola, è l'unico in Italia militare che è a Santa Maria Capovetre, se valorizziamo una biblioteca, dei libri, se valorizziamo un contatto con questi libri, ci rendiamo conto che la cultura libera. Io sono 10 anni che organizzo con le mie volontarie, Dolce Fanciullo, Tirocinante, qui ne abbiamo alcune, liberamente, la cultura libera, la scrittura creativa, perché se li dobbiamo aiutare a cercarsi, anche inchiodandoli rispetto alle loro responsabilità, perché hanno sbagliato nei confronti delle vittime, nei confronti dei propri familiari, nei confronti della cittadinanza. E come li educhiamo a questi? Nella nostra regione, in questo momento abbiamo 74 ragazzi iscritti al polo universitario di Secondigliano, di cui uno straniero, Ali, che è uno dei migliori. Non hanno scienze politiche, nonostante il Covid non sia andato nessun professore, in carcere, diciamo, 6 esami. Bravo, sto Ali. Io l'ho conosciuto quando stava ad Airola. Lui e un altro gruppo di ragazzi, da minorenne di 16 anni, avevano picchiato e violentato un pedofilo. Quindi a loro volta sono stati condannati, però stanno in un percorso di sex offender protetti, questa mentalità di vendetta. E io, prendendolo da Airola, e poi in un carcere minorile si può stare fino al 25° anno di età. Una volta queste carceri minorili si chiamavano prigioni scuole. Ma scuole di che? Nisi, da Airola e Santa Maria Capovetra. Oggi sta scritto IPM, che pure è un po' falso, perché istituto penale per minorenni. A Nisi saranno 4 ragazzi dai 14 ai 18 anni, 6 ad Airola, poi il resto sono adolescenti, giovani adulti, che stanno lì fino al 25° anno. A lì viene mandato in un carcere a Vallo della Lucania, dove ci sono 27 detenuti, piccolo, per reati sessuali. Io lo vado a recuperare lì, a parlargli lì, a parlare con la sua compagna, e lui accetta la scommessa di venire a Secondigliano. Lo stesso in isolamento qua, quindi sta da solo. È l'unico detenuto che sta in una celletta da solo rispetto agli altri che stanno insieme. La novità è che ci sono questi studenti universitari detenuti alta sicurezza. Cioè noi 3 condannati per il 416 bis che dobbiamo scontare 12, 14, 18 anni di carcere, studiamo. Però attenzione, che è sta società? Che è sta magistratura? Io vado in carcere e rischio di prendermi la quinta elementare, la terza media, una laurea. Poi dopo ho l'interdizione dei pubblici uffici. Mi sono laureato in economia e commercio, in legge, e non posso esercitare. Oppure io sto facendo questo cammino dopo 10-12 anni e chiedo al magistrato di uscire, di vedere mio figlio, i miei, e chiedono ai carabinieri. E che devono dire i carabinieri che mi hanno conosciuto 12 anni prima? Devi chiedere a un direttore di un carcere.
devi chiedere a un'area educativa, un cappellano, un garante, a una bibliotecaria che ti ha seguito, a un professore universitario. Che bello, un professore universitario che con il ergastolano che sta studiando, questo riesce a uscire e poi causa Covid, mentre sta fuori in una parrocchia e la sera deve tornare in carcere, i semiliberi dice possono stare a casa. E questo dice, questo a casa dove? Io non c'ho una casa. Il ergastolano mi hanno abbandonato i miei. E a furia di parlare, di coinvolgere, di vivere l'empatia, sapete chi lo ospita? Un docente universitario con cui ha fatto l'esame, in questo momento. Perché io dico questo? Perché anche in queste cose che noi facciamo, se non ci mettiamo un po' di empatia, di vocazione, di generosità, noi rischiamo di pensare di essere dipendenti pubblici, di guardare l'orologio, di fare questa cosa a distanza, diciamo. Anche a distanza, l'anno scorso ho visto dei docenti che a distanza facevano il corso di alfabetizzazione nelle carceri. Sapete come avviene? Ci vogliono 8 detenuti e la classe è fatta. 5 docenti e il corpo docente c'è. Tu vai a Poggio Reale, 2.242 detenuti, un corso di alfabetizzazione, quindi elementare. Ci vanno dei miei spazi. Allora, l'habitat, come l'affettività, come il diritto allo studio, alle relazioni, è fondamentale. Tutto Poggio Reale, un corso di alfabetizzazione. E vabbè, dico, vabbè, ma il Covid è a distanza. Bravo, io vado a indagare, posso fare troppi esempi, ma diciamo, in un istituto penale per minorenni, in alcuni carceri, il signore a distanza stava a casa, senza fare niente. I vaglioni in carcere. Allora tu dici, scusate, ma perché? E dice, professor, internet. Ah, internet. Allora in alcuni casi non si sapeva chi doveva fornire i computer all'istituto, in altri casi l'istituto dice per ragioni di sicurezza pure internet. Ma che c'entra? Tu gli togli la possibilità di collegamento a YouTube, a YouPorno, ma gli dai questi strumenti. Cioè noi durante il Covid abbiamo subito queste ingiustizie. E allora che cosa è successo durante il Covid a proposito di scuole? Io ho frequentato un po' di associazioni, 4 di Napoli e 1 di Salerno. Dico, vogliamo fare un miracolo. Voi avete tanti sbandati, adolescenti a metà, senza la terza media. Fate un po' i maestri di strada. Io vi pago. Fate delle attività e fate prendere la terza media a queste persone. 4 associazioni di Napoli. Vado a memoria, Assogioco, Quartieri Spagnoli, Figli in Famiglia, Il Quadrifoglio. E un'associazione di Salerno, Abbracci, 55 ragazzi che avevano vissuto quello che voi intellettuali, noi intellettuali diciamo, l'evasione scolastica. Cioè un reato. Gli levavano 80 euro, quant'è? La multa se uno non manda i figli a scuola. L'evasione scolastica. È un reato della persona non venire a scuola. Non è una preoccupazione mia educare quella persona, portargli la conoscenza, un libro, un insegnamento, un po' di italiano, di matematica, le guerre puniche. Non so di modi, dibattiti sulle guerre puniche, avete visto, no? Pure abbiamo tanti grandi che hanno studiato le guerre puniche e sono grandi. Altri non le hanno studiate e sono grandi. Un famoso Edison, non Cavani, pure Cavani si chiamava Edison, era squilibrato secondo il suo professore da piccolo, era da mettere ai margini, eppure ha inventato quello che ha inventato Edison. Allora la mia conclusione è questa. Un plauso a tutti coloro che nei vari territori utilizzano uno spazio culturale, una biblioteca, perché per me, come per Don Milani, la cultura è l'ottavo sacramento. Sempre sto battesimo, sta cresima, sto matrimonio, ma cominciare a utilizzare altri linguaggi. La cultura come fatto in sé è anche una manifestazione di Dio sulla terra, come la bellezza. Ora, perché questi ragazzi vanno negli istituti penitenziari? Nell'89 aprì un'associazione, la Mansarda, che ospitava in 3 comunità questi ragazzi, perché all'epoca già ero convinto, come oggi, che una società che prende un quindicenne e un sedicenne, semi analfabeto,
e lo giudica per un reato e dopo averlo giudicato lo mette in un carcere, che società è? È una società che sta giudicando se stessa, la propria malattia, perché quel ragazzo che ha la prima elementare o non sa leggere e scrivere, da dove è partito? Quella precarietà affettiva, economica, relazionale, che non giustifica un eventuale suo reato. E all'epoca questi ragazzi, sono passati più di 500 nelle mie comunità, rubavano lo stereo all'epoca, sto stereo, borseggio, nelle case. Il professore mi ha già fatto l'abbonamento a Napoli, mi ha già cattato un motorino, a Giabeto Mizzi, a Scalea. Con tutti i limiti di quegli anni Ottanta ti davano queste risposte. Oggi sono adolescenti a metà che uccidono. Ma hai ucciso quella persona fuori dalla dove sei andato a ballare? Mi ha guardato storto. Un gruppo di loro, un branco, ferisce un ragazzino, Arturo, a Via Foria. Ma perché lui? Io parlo con loro. No, così a caso. A caso. Come a caso? Anche qui questa politica, no? Lo dico io da educatore, mettete un aggravante di branco. Se io faccio del male a una persona singolarmente, 7 anni. Se un branco, 15 anni. Se io faccio una violenza, uno stupro a una donna, 15 anni. Se lo facciamo di gruppo, 20 anni, 30 anni. La politica invece che fa? Ogni volta che succede una cosa è che se stanno 4, 5, 15 anni e un 13enne... dice abbassiamo l'età punibile da 14 a 13, ma se sotto i 18 anni sono minori, non in grado di intendere di volere, qui siamo quasi tutti di Napoli, non lo so, provincia, vabbè, vi do un dato, 173.000 persone in questa città non hanno votato, ma non è che si sono astenute, in questa nostra città, dimenticati da tutti, ci sono 173.000 persone che hanno meno di 18 anni. Chi si occupa di loro? Del loro benessere, della loro felicità, dell'asilo, della scuola di prossimità? Chi si occupa di loro? Un noto delinquente, un certo Emanuele Sibillo, ES17, ormai è diventato un mito questo ragazzo, stava in una mia comunità, Sopranissi del Ponte, leggeva 3 libri a settimana, voleva diventare giornalista. Se andate su Sky hanno fatto un film, si vede fisicamente che stando con noi, intervistando dei magistris, me, parlando con me, si vede anche fisicamente come parla e come è fatto. Arrivato al 18° anno esce dalla comunità. Nei dibattiti che facevamo, nelle interviste che lui ha fatto, nelle cose che ha scritto, lui diceva, io vengo in una comunità, tra l'altro è stato solo pochi giorni Annisi in carcere perché gli avevano trovato una pistola in casa all'epoca dei fatti, poi successivamente quando è uscito dalla comunità è diventato il capo della cosiddetta la paranza dei bambini, essendo intelligente, 60 di questi, ed è stato ucciso come un capo camorra perché stavano in due su una moto e il killer ha ucciso solo lui. Quando accade questo è un sicario che lo fa, se sparano all'impazzata, cocainomeni, persone. Ebbene, lui diceva questa frase quando gli davamo la parola. Io vengo sopra Nissi, da grazie a Marisa Laurito, qui avete fatto i corsi di pizzaiolo. Grazie. I miei compagni, noi ci prendiamo la quinta elementare, la terza media. Io con voi, la comunità del Ponte, vi chiedo i libri, voi me li regalate. Leggeva 3 libri a settimana la media. Un giorno quando è andato a intervistare Catello Maresca, sta su questa cosa, si vede. Maresca resta impressionato dalle domande di questo adolescente. Ma perché aveva letto? Scusate se vi dico, non gli manca a scuola, leggeva. Gli bastava quello che era la terza media. Però lui diceva, ma perché a Forcella non ci sono le scuole di prossimità? Per lui l'asilo, giustamente, l'elementare, prioritario, perché a piedi non c'erano. Ce lo vogliamo chiedere questo? E aveva una cultura così forte. Ripeto, si vede che intervista, voleva diventare giornalista, aveva coniugato questa sua esperienza con la lettura di libri. Aveva chiesto lui a noi, ad alcuni animatori, facciamo un giornalino. Allora la cultura incuriosisce pure.
La cultura è un vero educatore, tira fuori il meglio, non solo le emozioni, quello che tu sei. Allora, nella nostra regione, mentre io vi parlo, oltre a questi 74 iscritti, i nostri delinquentucci, diversamente liberi, 56 di loro, di cui 13 stranieri, sono laureati e stanno in carcere. Cacace, prendiamo appunti. 542, di cui 39 stranieri, hanno la media superiore. 2228 hanno la terza media, di questi 131 stranieri. 904 la scuola elementare, di questi 83 stranieri. Poi abbiamo 229 analfabeti, di cui 138 stranieri. E poi vi do questo dato, se vi interessa. 1.002 detenuti immigrati, circa 200 non conoscono una parola di italiano. Non si trova un mediatore culturale. Mi sono fatto incatenare, ho detto le male parole, ho scritto le lettere insieme ad alcuni garanti coraggiosi. Un ministero quest'anno ha fatto un concorso in tutta Italia, seguitemi, per 38 mediatori culturali e linguistici. 54.000 detenuti, 17.000 immigrati, 38 mediatori. Ma allora tu vuoi che il carcere come Poggioreale siano polveriere a miccia corta? Perché se non riesco a parlare con il professore, con la gente, non capisco niente. Chiaro che io aggredisco, o quello fraintente. Perché tutti possono comunicare, ma non tutti sanno farsi capire. Per questo abbiamo bisogno non di chiudere nelle librerie, nelle biblioteche i libri, se no diventano musei. Ma per questo non bisogna nemmeno chiamare il garante. Professore, potete venire a casa, tengo 200 copie di libri, voglio regalare carcerati. Signore, se mi portate fino all'ufficio, forse li porto in carcere. A me pure svuotare casa loro, diciamo. Dobbiamo aiutare a diffondere questo tipo di cultura e queste cose che sono buone prassi. Per questo io ritengo coloro che utilizzano i libri, scrivono i libri, leggono i libri, promuovono i libri, regalano i libri, i veri cavalieri dell'utopia di un mondo migliore. Se noi entriamo in un qualsiasi struttura, la più piccola, la media, io sono andato l'altro giorno in associazione Ciro Vive, quel ragazzo Ciro Esposito ucciso dagli ultras della Roma, ma ci sono attività sociali, c'è un centro culturale lì a Scampia, c'è un centro contro la violenza sulle donne, un centro di ascolto per le donne. Voglio dire, tu forse parti con un'esperienza di solidarietà o di memoria, poi la memoria la devi incrementare con questi luoghi, con queste possibilità, con la capacità, cioè, che tu con una persona che parli, a questa persona che parli, come puoi suscitare emozioni, dubbi, perplessità? Io lo dico a tante persone, a tutti quelli che parlano di sé, un accento sopra, non so come lo volete mettere, io preferisco tante persone che a furia di leggere tanti libri hanno molti dubbi e molti sé, senza accento. Però l'ho detto bene questa? Va bene, la ringrazio molto per questa cosa che ha detto. Va bene, io chiudo così, prima di dare la parola a loro. Se riusciamo ad avere anche in mezzo a voi, indipendentemente dal vostro ruolo, chi sta a Capaccio, dove sta la Capaccese qua? Eccola qua. Dottore, ma pure in provincia di Napoli, a Nolo, tutta questa cosa, la cultura. Però non fa niente, va bene già proporla. Lo dica dal Fieri, che è importante, ma ho visto che ieri pure a Nola, vabbè. Però noi dovremmo trovare una possibilità, lo so che vi sto per dire una cosa brutta, però è bella. Ognuno di noi, se è un dipendente da qualcuno, non dipendente da qualcosa, se ha un posto pubblico o privato, se è manager, se è disoccupato, non mi interessa. Se riuscissimo a trovare qualche ora di piacevole evasione, utilizziamoli in questi spazi. Io sono il garante campano delle persone private della libertà personale, che non sono solo i carcerati, sono i malati di mente, RSA, le comunità di accoglienza per minori e per adulti, gli SPRAR
per i tossicodipendenti, per gli immigrati. Mi occupo del TSO, perché molte volte non c'è una vera libertà. Se tu mi chiami che hanno arrestato una persona e sta una camera di sicurezza di Salerno, io posso andare a vedere che succede, perché in quella camera di sicurezza poi a Cucchi lo hanno massacrato di botte. Troviamo la possibilità che 2 ore del nostro tempo settimanale li possiamo vivere in questo modo. Io una volta sono andato a parlare in una scuola media superiore e un insegnante con un gruppo di studenti, però superiori ai 18 anni, hanno aderito a questa cosa e con loro abbiamo messo su nel carcere di Secondigliano alta sicurezza liberamente. Regalavamo dei libri agli studenti detenuti, studenti per noi, ma erano detenuti. Loro li leggevano, attenzione. Poi veniva Maurizio De Giovanni, o veniva Lorenzo Marone, la tenerezza mi ricordo, a discutere con loro. Era la professoressa, adesso è in pensione, Paola è in pensione, però lei con un gruppo di studenti, diciottenni, sempre un paio di miei volontari già vaccinate, e vivevano per 6 mesi, 2 ore a settimana, questa cosa. La dico perché noi dovremmo partire da piccole cose, dal valore non quantificabile. Professor, Ivo Campana a volte scriveva canzoni d'amore ed era un anonimo nei baci perugini. Non li mangiavi perché non ti intenerisci. I primi 50.000 lire, 60.000 lire mi hanno dato una frase ridicola sull'amore. Amarsi è una dolce poesia, un fiore sbocciato e mai appassito. Però mi hanno dato 300 euro per una cosa che vi sto per dire e che riguarda noi oggi. Ci si incontra per caso, ma il caso è una forma sottile del destino. Grazie.